Ciao, io sono Nora e vengo dalla Danimarca. Ero un adolescente qualunque. Vivevo con mia madre, andavo a scuola e la sera mi trasformavo nel lato oscuro della luna. Ecco come autografavo i miei disegni. Il fatto è che adoravo fare i graffiti di notte. Guardate, vi piace? Tutto è iniziato quando mia madre è svenuta. Mi si è ghiacciato il sangue nelle vene e ho chiamato subito un'ambulanza. In ospedale le hanno fatto diversi esami e le hanno detto che era gravemente malata. L'hanno aiutata a riprendersi e poi l'hanno mandata a casa. Dopo quell'episodio la mia vita si è complicata. La mamma lavorava per una ricca famiglia danese. Tuttavia era così debole che non riusciva a raggiungere la villa. Presto abbiamo finito i soldi. Non eravamo mai state ricche, ma ora non avevamo quasi il denaro per comprare da mangiare. Alla fine ho deciso di iniziare a lavorare al posto della mamma. La mia vita è cambiata all'improvviso. Prima di pranzo andavo a scuola, poi mi occupavo della mamma e la sera pulivo la villa di quella famiglia ricca. Era così grande che sembrava un castello. Avevo molti impegni, così durante il giorno dovevo mettere da parte il mio hobby e la notte uscivo per fare i graffiti. Anche se era sempre più complicato, stava diventando difficile trovare dei muri liberi. Infatti avevo un rivale misterioso che era sempre un passo avanti. Riuscite a crederci? In giornata trovavo un muro e quando tornavo la sera era pieno di graffiti. Anche quel moccioso aveva una firma, era una corona. Cosa? Anche qui, quel bastardo! Anche se lavoravo alla villa da diverse settimane, non avevo ancora conosciuto i proprietari. Avevo solamente visto il quadro di famiglia, che ritraeva il barone, la baronessa e il figlio Olaf, che aveva la mia età. Era un piccolo principe, riuscite a immaginare? Un vero principe. Ed era anche bellissimo. Dovevo smettere di sognare, era fuori dalla mia portata. Un giorno mi hanno chiesto di lavorare durante la cena di famiglia. Mi sudavano le mani e mi è caduto un vassoio pieno di cibo addosso al principe. Ops, credevo che avrebbe fatto una scenata. Invece Olaf si è rivelato un ragazzo amichevole in gamba. Mi scusi, pulisco subito. Non preoccuparti, è solo qualche macchia. Dopodiché ha ricominciato a guardare il telefono. Che tipo insolito. Anche se era un principe non era diverso dai miei coetanei. I suoi genitori, tuttavia, si comportavano in modo fine, come dei veri aristocratici. Poco dopo, una ragazza li ha raggiunti per cena. I genitori di Olaf non erano affatto contenti. Che cosa ci fa lei qui? Mamma, dai! Esther è la mia ragazza! Smettila di fare di tutto per farci lasciare. So che non è una principessa, ma non mi importa. Oh, a quanto pare c'erano dei problemi in paradiso. Anche se non erano affari miei. Dopo una giornata faticosa, volevo rilassarmi e divertirmi con le mie bombolette. Un paio di giorni prima avevo trovato un bellissimo posto sotto a un ponte. Mi sono diretta lì. Tuttavia, quando sono arrivata, ho visto un ragazzo con il cappuccio. Aveva già finito il suo lavoro e si era firmato con una corona. Uffa, era di nuovo lui! L'ho raggiunto e gli ho tolto il cappuccio. Preso! Vediamo la tua faccia. Sua altezza! Quando ho capito che Olaf era il mio rivale, sono rimasta senza parole. Ora avevo capito perché la sua firma rappresentava una corona. Shh, non urlare, aspetta. Nora, non lavori alla villa? Ho annuito. Il principe mi ha supplicata di non svelare il suo segreto a nessuno. I miei genitori impazzirebbero se sapessero dei graffiti. Olaf era un ragazzo in gamba. Così ho accettato e ho deciso di mantenere il suo segreto. Abbiamo passeggiato per tutta la sera. Abbiamo disegnato, chiacchierato e riso. Allora sei tu l'artista della luna. Ho visto i tuoi lavori. Mi piace il tuo stile. Quella notte siamo diventati amici. I genitori di Olaf non avrebbero mai approvato il nostro rapporto. Quindi ci vedevamo di nascosto. Nel giro di poco abbiamo iniziato a scherzare come se ci conoscessimo da sempre. Un giorno, mentre stavo spolverando il castello, ho sentito che il barone e la baronessa stavano sgridando il principe perché stava insieme a Esther. Dovresti lasciarla e trovare una ragazza del tuo livello. Non sapevo molto di Esther. Non era un'aristocratica, ma sembrava una ragazza normale. Olaf non ha risposto e se n'è andato arrabbiato. Più tardi l'ho visto fare dei graffiti nella sala grande. Stava mormorando qualcosa. Che pensano di essere? Il re del mondo. Che cosa fai? Oh, sei tu, Nora. Ho deciso di vendicarmi. I miei sono dei veri snob, non li sopporto più. Mi piaceva lo spirito ribelle di Olaf, così ho deciso di aiutarlo. Ci siamo divertiti molto. Quella sera, quando sono tornata a casa, mia madre mi ha dato una notizia terribile. Oggi ho visto il dottore. La mia malattia è tornata e ho bisogno di un intervento molto costoso. Oh no. Mamma, lascerò la scuola e cercherò un altro lavoro.
Troveremo i soldi. Non pensarci nemmeno. La tua educazione è la priorità. La mamma mi ha fatto promettere di pensare prima di tutto al mio futuro. Ma non riuscivo a stare tranquilla. Solo l'intervento poteva salvare la mamma. Dove avrei preso tutti quei soldi? Il giorno seguente sono andata alla villa di pessimo umore. La situazione è precipitata. La madre di Olaf era arrabbiata. Signorina, anche se il nostro castello è stato costruito nel XVI secolo, non significa che non abbiamo le telecamere di sorveglianza. Ha detto che aveva visto quello che avevamo fatto. Oh, dannazione. Ma che cosa stavo pensando? Non potevo permettermi di perdere il lavoro proprio ora. Stavo per supplicarla di non licenziarmi. Ma poi lei ha detto una cosa inaspettata. Tu e mio figlio sembrate amici stretti. Se mi fai un piacere, mi occuperò personalmente del danno che avete causato e ti darò anche un premio. Mi ha chiesto di convincere Olaf a lasciare Esther. Ero sconcertata. Ovviamente avevo bisogno dei soldi, ma non potevo fare una cosa così terribile. La baronessa mi ha dato un'ora per pensarci e poi se n'è andata. Ho deciso che non volevo farmi coinvolgere in quella situazione. Ma poi ho ricevuto una chiamata dall'ospedale e mi hanno detto che la mamma era stata ricoverata. No, era un incubo. Non avevo tempo da perdere. Così ho accettato l'offerta della madre di Olaf. Anche se mi sentivo malissimo, dovevo pagare l'intervento della mamma. Fortunatamente è andato tutto bene. La mamma è guarita e ha seguito un percorso di riabilitazione. Ora dovevo portare a termine l'accordo preso. Ho ideato un piano per far lasciare il principe ed Esther. Innanzitutto ho chiesto a Olaf se aveva mai pensato che la sua ragazza stesse con lui per i soldi. Che cosa? No, Esther non è così. Mi aspettavo una risposta simile, ma la mia domanda gli ha chiaramente messo la pulce nell'orecchio. Infatti ho chiesto a un mio compagno di classe di provarci con Esther. Ho filmato la scena di nascosto e ho mandato il video a Olaf con un profilo anonimo. Esther, chi è quel ragazzo? Non lo so, è arrivato dal nulla e mi ha regalato dei fiori. Certo, come no? Il loro rapporto si è incrinato per colpa mia. Era arrivato il momento di finirlo del tutto. Un giorno sono andati a fare un picnic. Ho rubato una spilla della baronessa e l'ho messa nella borsa di Esther. Poco dopo, la donna si è accorta che mancava la spilla e ha detto alla sicurezza di cercarla. Il povero Olaf ha impallidito quando hanno ritrovato il gioiello nella borsa della sua ragazza. Esther, come hai potuto? Non l'ho presa io. Te l'avevo detto che questa ragazza porta solo guai. Olaf ha lasciato subito Esther e l'ha cacciata di casa. I suoi genitori mi hanno sorriso alle sue spalle. Erano raggianti, ma io non ero fiera di me. Mi sentivo terribilmente in colpa. Se non fosse stato per la malattia della mamma, non avrei mai fatto una cosa simile al mio amico. Olaf era inconsolabile. Non mangiava quasi più e a me dispiaceva per lui. Tuttavia non potevo dirgli la verità. Così ho deciso di trovare un modo per rallegrarlo. Ehi, stasera possiamo uscire insieme e fare qualche graffito. Così ti distrai un po'. Perché no? Le cose non potrebbero andare peggio di così. Quando si è fatto buio, ci siamo incontrati in città e abbiamo trovato un muro libero in un vicolo. Ma quando abbiamo preso le nostre bombolette spray, qualcuno ci ha illuminati con la torcia. Ehi, mocciosi, fermi! Cavolo, la polizia, scappiamo! Il principe mi ha presa per mano e abbiamo iniziato a scappare tra i vicoli bui. Siamo riusciti a seminare i poliziotti abbastanza in fretta, ma abbiamo incontrato dei criminali. Ehi ragazzi, abbiamo degli ospiti! Che dolce coppietta, eh? Abbiamo continuato a correre, avevo l'adrenalina alle stelle. Ma sapete una cosa? È stato emozionante! Io e Olaf abbiamo deciso di nasconderci e abbiamo superato una siepe con un salto. Sfortunatamente, ops, dietro alla siepe c'era un fiume e siamo finiti in acqua. Olaf ha iniziato ad agitarsi e a gridare che non sapeva nuotare. Si calmi, la salverò io, Sua Altezza. L'ho trascinato a riva. Ci siamo ritrovati sotto al ponte dove ci eravamo incontrati la prima volta. Ci siamo seduti vicini cercando di scaldarci. Stavo congelando e mi batteva forte il cuore. Ma siamo scoppiati a ridere. Tu sì che sai come divertirti, principe. Anche tu sei abbastanza spericolata. E poi mi ha guardata negli occhi e mi ha baciata. Che follia. Mi sono sentita l'eroina di un film romantico. Abbiamo iniziato a frequentarci di nascosto. Non ero mai stata così felice. Non volevamo farci beccare dai suoi mentre eravamo alla villa. E la sera passeggiavamo per la città e facevamo i graffiti insieme. Un giorno mi ha portata sotto al nostro ponte per un appuntamento romantico e mi ha mostrato il suo nuovo disegno. Era una dedica d'amore. Nora, sei la mia anima gemella. Voglio stare con te per sempre. Non posso descrivere a parole la mia felicità.
Sfortunatamente, sentivo che non me la meritavo. Infatti, Olaf ed Esther si erano lasciati per colpa mia. E avevo conquistato Olaf con l'inganno. Un giorno sono andata a trovare mia madre in ospedale, quando ho visto Esther dormire nel letto accanto al suo. Poverina, che cosa le era successo? Un'infermiera è venuta da me e mi ha detto che Esther aveva avuto un crollo nervoso perché il suo ragazzo l'aveva lasciata. Mi si è fermato il cuore. Solo in quel momento ho capito che avevo fatto una cosa terribile. Amavo Olaf, ma dovevo fare in modo che lui e Esther tornassero insieme. Quel giorno sono andata a casa di Olaf e ho detto ai suoi che non volevo più mentire al figlio. Abbiamo fatto una cosa brutta, dovrebbero stare insieme. Ho già speso i soldi che mi avete dato, ma lavorerò gratis finché non ve li avrò restituiti tutti. Si sono infuriati, ma sapevo che stavo facendo la cosa giusta. Dopodiché ho incontrato Esther e Olaf e ho detto loro la verità. Non posso crederci, mi hai spezzato il cuore, Nora. Volevo dirgli che l'avevo fatto per salvare mia madre, ma lui ha urlato che mi odiava ed è andato dai suoi. Hanno gridato così forte che probabilmente li ha sentiti tutta la città. Credevo che foste due snob, ma a quanto pare siete molto peggio. Non voglio avere niente a che fare con voi. Rinuncio al mio titolo e alla mia eredità. Addio! Dopodiché ha preso Esther per mano e hanno lasciato il castello. Da quel giorno la mia vita è diventata monotona. Avevo deluso l'amore della mia vita. Lavoravo gratis alla villa mentre cercavo un altro lavoro part-time. Non avevo nemmeno le energie per dedicarmi ai graffiti. Solo una cosa mi rendeva felice. Mia madre stava meglio e i dottori l'avrebbero dimessa presto. Un giorno stavo pulendo la villa quando ho visto che la baronessa stava piangendo con il ritratto di famiglia stretto tra le braccia. «Sta bene», mi ha detto tra le lacrime che le mancava molto il figlio. Forse mi sono sbagliata. Volevo solo il meglio per Olaf. Ma lui se n'è andato con quella ragazza. Non è adatta a lui. Beh, Olaf ha il diritto di decidere per se stesso. Gli errori fanno parte della vita. Sono sicura che prima o poi farete pace. Grazie, Nora. Sai, sei una ragazza intelligente e gentile. Sarei felice se mio figlio uscisse con una come te. Se fossi di buona famiglia, ovviamente. Che complimento insolito. Beh, questa è l'aristocrazia. Abbiamo chiacchierato ancora un po' finché non si è calmata. Quella sera sono andata in ospedale a trovare la mamma. Nel corridoio, l'infermiera con cui avevo già parlato mi ha presa in disparte. Devo dirti una cosa. Quella ragazza, Esther, non era malata. Ti ha seguita e ha scoperto che venivi spesso in ospedale a trovare tua madre. E poi mi ha pagata per dirti che aveva avuto un crollo nervoso. Ma non riesco a stare zitta, mi sento malissimo. Cosa? Esther aveva fatto di tutto perché io la aiutassi a tornare con Olaf. Non me lo aspettavo. Ho pensato a Olaf per tutto il giorno seguente. Volevo sapere come stava e se era felice insieme a Esther. Dopo la scuola sono andata al lavoro e ho visto Esther alla villa. Che cosa ci faceva lì? L'ho seguita. La ragazza è entrata e ha detto che doveva parlare con i genitori di Olaf. Che strano. Ho premuto l'orecchio sulla porta e ho origliato. Come ti permetti a venire qui? Ascolti, sono stanca di giocare alla brava ragazza. Suo figlio è a casa mia. Ha finito i soldi e senza il suo titolo e la sua ricchezza non mi serve più. È fastidioso come un brufolo. Facciamo un patto. Se lei mi paga, io lascio Olaf. Tornerà a casa di corsa e sarete felici e contenti. Incredibile. Sembrava un agnellino innocente, ma in realtà era una strega. A quanto pare usciva davvero con Olaf perché era ricco. I suoi genitori avevano fatto bene a sospettare di lei. Quando li avevo fatti rimettere insieme avevo rovinato tutto. I genitori di Olaf hanno pagato quella bugiarda. E lei se n'è andata. Il barone e la baronessa erano così felici che hanno deciso di perdonarmi. Nora, che bella notizia! Nostro figlio tornerà a casa presto. Non devi più lavorare per noi, cara. Dovresti concentrarti sui tuoi studi. Hai un brillante futuro davanti a te. Beh, a quanto pare era finito tutto per il meglio. Sapevo che Olaf non avrebbe voluto vedermi dopo quello che avevo fatto. Così sono andata a casa e ho cercato di dimenticarlo. Ma un paio di giorni dopo, la baronessa mi ha chiamata e mi ha detto che Olaf non era tornato a casa. Ho parlato con Esther. Quando l'ha lasciato, Olaf se n'è andato di corsa. Nessuno sa dove sia. Siamo preoccupati da morire. Credo di sapere dove si trovi. Ho messo via il telefono. Ho preso qualche hot dog e sono andata al nostro posto, sotto al ponte. Ciò che ho visto mi ha commossa. Il principe stava dormendo in una scatola, raggomitolato come un gattino randagio. Mi sono seduta accanto a lui e l'ho svegliato. Scommetto che sei affamato, mio principe. Nora, che cosa ci fai qui? Gli ho detto che sapevo di Esther e gli ho spiegato che lo avevo tradito perché dovevo salvare mia madre. Ora sta meglio.
Sì, si sta riprendendo dall'intervento. Tornerai dai tuoi adesso. Odio ammettere che avevano ragione. Esther era un'arrampicatrice sociale. Mi vergogno a tornare a casa. E non mi piace che mamma e papà siano così ossessionati dallo stato sociale e che guardino tutti dall'alto in basso. All'improvviso ho visto il barone e la baronessa. Si sono seduti accanto a Olaf sulla scatola di cartoni e si sono messi a mangiare gli hot dog come due persone qualunque. Delizioso! Perché non li abbiamo mai assaggiati? Che cosa ci fate qui? Nora ci ha parlato del vostro posto segreto. Figliolo, ti promettiamo che non interferiremo più nella tua vita amorosa. Davvero? Poi ha sorriso e mi ha guardata. Allora vi presento la mia ragazza. Nora è la mia anima gemella. Mi sono innervosita. E se avessero detto che ero fuori dalla sua portata? Ma loro si sono limitati ad annuire con approvazione. Ottima scelta, tesoro. Nora è una ragazza eccezionale. Abbiamo avuto il nostro lieto fine. Abbiamo chiarito e fatto pace. Ora io e Olaf non dobbiamo nascondere la nostra relazione. Il mio ragazzo è un vero principe. Non ha solamente il titolo da nobile, ma ha anche un cuore d'oro. E ho capito che essere onesti con se stessi e con gli altri è importantissimo.